Ciao a tutti amici di YouTube e benvenuti in questo nuovo video del team Cabza Owls. E come vedete siamo tornati con un nuovo episodio di Versus Vlog e oggi vi portiamo due carte, una molto conosciuta e l'altra come da titolo invece che è una carta che è sempre passata, diciamo, sott'occhio. Le due carte in questione sono la conosciutissima, giocatissima, abusatissima Vanity's Emptiness e l'altra, la prigione grisaglia, che non in molti conosceranno, ma che è una carta che in questo inizio 2016 può dare veramente fastidio ai mazzi più forti. Vabbè, Vanity, conoscete tutti cosa fa, non può permettere all'avversario di evocare specialmente, a nessuno di due evoca specialmente mostri finché resta sul terreno. Quando ci scoppia una carta dalla cima, dal mazzo, dal terreno, se ne va. Mentre Prigione Grisaglia, ve la vado a leggere, se controlli un mostro scoperto che è stato evocato tramite rituale, tributo o fusione, quindi già qui possiamo utilizzarla in tutti i mazzi che fanno fusioni, come per esempio DDD, Ritual Beast, Odd Eyes, se usate la Odd Eyes Fusion, Monarca e via discorrendo. Fino alla fine del prossimo turno del tuo avversario, nessun giocatore può sincro evocare Xyz. Cioè, questa cosa è molto forte. È una Vanity's Emptiness monoturno per i sincro e per gli Xyz. Contro mazzi come Mem, quelle cose lì, è molto forte questa cosa perché gli blocca le giocate più forti che può andare a fare, cioè andare a fare gli Xyz forti che gli permettono di tirar giù i nostri. Inoltre i mostri sincro e Xyz non possono attaccare e i loro effetti sono annullati. Quindi, se già ci sono sul terreno dei mostri Xyz, sincro, stronzate varie, non possono attaccare e non possono attivare gli effetti. È molto forte questa carta. Si sono già visti dei Necrozz usarla, dei Ritual Beast. È una carta molto molto forte, secondo me. Personalmente l'ho testata anche in Monarca, è una figurina fortissima. Quindi, quale tra le due è migliore, in sostanza? La risposta è molto strana, perché questa è indubbiamente la migliore, perché si può giocare ovunque, e lo sapete benissimo anche voi. Ma se un mazzo si può permettere anche questa, cazzo, tutte e due sono veramente forti, tutte e due. Quindi, cioè, secondo me giocarle insieme, magari questa di side, perché ci sono altri mazzi che magari cioè non sai cosa puoi trovarti davanti, magari ti trovi un mazzo che ne so, tipo Cosmo che non gioca di extra deck, però se potete giocatele entrambe, che secondo me sono veramente forti. Che altro dire? Niente. No, niente. Quindi fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate, provate anche la prigione grisaglia se vi piace e scrivetemelo in un commento qui sotto. Noi ci vediamo in un prossimo episodio di Versus Vlog e ciao a tutti, ci vediamo in un prossimo video.